Mister Perazzoli, è arrivato un successo di platino perché questa Avezzano ha saputo soffrire. Se vogliamo, è stato anche graziato da errori non sfruttati da parte dell'avversario. Ma questi 3 punti sono frutto di una cattiveria agonistica e la voglia, magari anche a seguito di ultimi arrivi, di dire: noi ci siamo, vogliamo competere per le prime posizioni. Ma noi sapevamo benissimo che c'erano delle grandissime difficoltà a giocare contro questa squadra, perché io l'ho ripetuto tutta la settimana ai ragazzi, che è una squadra organizzata, che gioca bene, che ha un'idea ben precisa, ai giovani che sono molto bravi. E si è verificato questo, anche se vorrei ricordare che il primo episodio sfavorevole è toccato a noi, perché dopo 3 o 4 minuti abbiamo preso la traversa con Senesi, quindi se facciamo gol lì. Dopo l'Atletico Ascoli ha preso il pallino e ha fatto un'ottima partita, ha sprecato qualche occasione e alla fine noi siamo riusciti a trovare la zampata vincente quando ci credi fino alla fine, perché ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo stati premiati. Quindi sono 3 punti che li prendiamo molto molto volentieri, sapendo che abbiamo fatto una partita con grande difficoltà. Ecco, però magari quegli errori di troppo potevano costare caro, magari contro una compagine un po' più esperta. Ma io queste cose qui, col senno di poi, tutto poteva essere. Noi oggi abbiamo giocato contro una squadra che, ribadisco, contro, mi sembra, Campobasso, Chieti e San Benedettese, non ha mai perso. Quindi qualche valore ce l'hanno. Noi siamo riusciti a strappare questi 3 punti alla fine, credendoci, e soprattutto, ti ripeto, facendo una prestazione non all'altezza, per la bravura loro e anche per un pochino per errori nostri, e che sappiamo che se vogliamo arrivare lontano le prestazioni che dobbiamo fare sono di altro livello rispetto a questa. Però ci sta, veniamo da 2 partite buone, da Matese e Campobasso, e poi primo tempo col Termoli, il Chieti, avevamo fatto delle buone prestazioni. Oggi non è stato così e accettiamo i 3 punti di buon grado, e anche perché ci permettono, insomma, di arrivare al terzo posto in classifica e di affrontare domenica il derby con l'Aquila con grande entusiasmo. Ecco, prima di parlare magari del derby con l'Aquila, quanto è stato bello vedere il De Marsi incitare fino al 90esimo e soprattutto poi esplodere nei minuti finali. Noi siamo felici per loro, perché l'ho detto all'inizio, questa è una squadra tutta nuova, società nuova, non dovevamo chiedere niente. Con i risultati stiamo cercando di trascinare i tifosi allo stadio. Oggi terza partita consecutiva vinta e domenica, ripeto, una partita che sappiamo dal primo giorno che siamo arrivati qua quanto ci tengono, e cercheremo di fare il massimo per regalare ai tifosi una grande soddisfazione. Ecco, prima di congedarla e farle nuovamente i complimenti per i 3 punti, appunto, partita, settimana prossima un derby, forse la partita dell'anno, possiamo dirlo. Come andrà l'Avezzano all'Aquila? È scontato, qual è l'obiettivo? La partita dell'anno mi sembra esagerata, perché io spero che la partita dell'anno sia l'ultima. Domenica è una partita difficilissima, come tutte le altre, però ti ribadisco, abbiamo il tempo di recuperare, domani si stacca la spina e da martedì cominciamo a preparare questa sfida che sappiamo che è contro una squadra difficile, però insomma. Anche l'Avezzano arriva ripeto, con un buon filotto di risultati e con una vittoria raggiunta all'ultimo minuto, che dà grande, grande fiducia. Chiosa finale, anche perché i tifosi sono già in clima derby. Beh, è giusto che loro siano così. Noi siamo molto contenti che riusciamo a portarne sempre di più allo stadio, e spero tanto che sicuramente domenica verranno numerosi, e speriamo, ribadisco, di regalare loro una grande gioia. Sicuramente a livello di impegno ce lo metteremo tutto, anche qualcosina in più, perché sappiamo che per loro è una partita speciale, quindi diventa una partita speciale anche per noi.